Continuiamo questa nostra azione, e tant'è vero che il titolo dell'incontro di questa sera è proprio Rigenerazione commerciale di Sala Consilina. Stiamo studiando quali sono i problemi reali, esistenti, concreti di Sala, per cercare di dare nel nostro piccolo dei suggerimenti, delle idee appunto per chi amministra o per chi amministrerà. Abbiamo proprio il segretario nazionale di questa associazione, e questa sera lui ci darà una mano, a noi ma a Sala Consilina, con dei suggerimenti che penso saranno molto interessanti. Noi da sempre come FENALP difendiamo le piccole e medie imprese, abbiamo dato l'opportunità, come dire, a fare nostro questo progetto presentato dalla Fabbrica delle Idee di Sala Consilina per il rilancio appunto delle piccole e medie imprese in questo comune. Da sempre, come dicevo, difendiamo le piccole imprese, e quindi pertanto ci è sembrato veramente interessante. Progetto che abbiamo già presentato in alcuni enti, perché vicino chiaramente al supporto dell'imprenditore ci vuole per forza di logica, per far decollare un progetto del genere, anche il contributo fattivo di alcuni enti, tra cui la Camera di Commercio, ma non solo, anche gli istituti di credito che operano, orbitano su questo territorio, diventa fondamentale un loro supporto. Fai la spesa sotto casa, questo è un progetto che noi stiamo portando da alcuni mesi avanti come FENALP, proprio per dire diamo supporto alle piccolissime imprese, quindi che da sempre sono stati il traino dell'economia e lo sono ancora oggi nazionale. Quindi fare la spesa, aiutare il piccolo commerciante è importantissimo. Al momento ci limitiamo, da giornalisti, da editori, a divulgare quella che è una formula. Una formula che, se etica, quella del franchising, sicuramente può dare una mano a qualsiasi persona che abbia buona volontà e si voglia mettere in proprio. La grande differenza è data dal fatto che alle spalle c'è una casa madre che guida l'imprenditore. Quindi l'imprenditore non è lasciato solo, ma ha la possibilità, con un marchio importante riconosciuto sul territorio e con dei processi riconosciuti, di avere successo. Ho fatto un giro per Sala Consilina e avete un territorio che è meraviglioso. Speriamo di dargli una nuova vita con un buon commercio e con un franchising sano ed etico. Poiché molti piccoli negozi hanno chiuso, molti giovani stanno andando via, poggiandosi a dei marchi che hanno una consolidata esperienza, si riesce a fare un commercio di qualità che diventa anche più attrattivo per gli utenti, per il consumatore. Abbiamo già da tempo studiato una soluzione, una possibile soluzione alla problematica della crisi commerciale che ha investito Sala Consilina, ma in particolare anche tutte le nostre piccole comunità. Abbiamo avuto la possibilità di interloquire con Start in Franchising, che è una struttura nazionale all'avanguardia, che mette a disposizione una serie di marchi commerciali che potrebbero investire ed aprire delle attività sul posto. Per questo motivo abbiamo anche ipotizzato, e stasera faremo appunto un protocollo d'intesa per cercare di coinvolgerli attivamente e per cercare di far aprire qualche nuova attività e rilanciare il commercio cittadino. In questo momento sì, abbiamo puntato sul commercio, ma soprattutto sull'attrazione di nuove risorse, come nella volta scorsa decidemmo di puntare sui fondi europei. Questa volta sul commercio andremo avanti per step, sulla cultura, sulle politiche giovanili. Tante idee nel nostro laboratorio si stanno producendo e speriamo ben presto di metterle a disposizione della comunità.